Radio Magazin. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la Voix de l'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Singapore Radio Network, terzo radio. Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuça. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira. Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani, oggi ospite della nostra trasmissione Paolo Morandotti da Arena Po, provincia di Pavia, del portale Italradio. Salve e benvenuto in trasmissione, Paolo. Ciao Dario, grazie per l'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ecco, appena la settimana scorsa accennavamo allo spegnimento delle onde medie della RAI, mentre vedo che il programma del 16° forum Italradio è stato molto intenso. Innanzitutto il dialogo con Oslo si è concluso proprio questi giorni del 16° forum Italradio, la comunicazione da e per le comunità italiane all'estero e al centro del collegamento dalla Norvegia con Chiara Isola, Comites Norvegia e Islanda, da un paese che con l'abbandono della modulazione di frequenza e il passaggio al DAB è divenuto un laboratorio per la diffusione radiofonica. Peraltro ci sta il problema che diminuiscono sempre di più, no, gli apparecchi radio nelle case degli italiani. Innanzitutto vogliamo ricordare il Comites, che cos'è, Paolo? I Comites sono le organizzazioni elette per rappresentare gli italiani all'estero, rappresentare non politicamente ma per dare una struttura, una un'operatività migliore a queste comunità. E quindi diciamo poi c'è stata questa bella conferenza con la Norvegia, no? Che cosa è emerso da questa, innanzitutto con questo scambio di idee proprio con la Norvegia, Paolo? La Norvegia è particolarmente significativa perché, come accennavi, ha vissuto in prima persona lo switch off dall'FM analogico alla DAB digitale. Quindi in un certo senso, anche se vedremo poi non completamente, può essere vista come un laboratorio, uno spazio per sperimentare una scelta di questo tipo. E abbiamo parlato proprio con due ascoltatori qualunque, si può dire, quindi rappresentativi di tutte le persone che ogni giorno accendono la radio non per fare radioascolto ma semplicemente per essere informati o avere un po' di intrattenimento. E appunto Chiara Isola e suo marito Bjorn, che ci hanno dato anche due esperienze un po' diverse, nel senso che Bjorn era entusiasta del DAB perché gli ha dato maggiore qualità di ascolto e più stabilità, a prezzo però di una diminuzione degli spazi per le radio locali. Questo è stato uno dei grandi temi di questo switch off, ovvero se fosse opportuno concentrare, per così dire,
l'attenzione sulle emittenti a carattere nazionale, che adesso in Norvegia sono diventate ben 22, e nota che in Norvegia ci sono circa 5 milioni di abitanti, oppure a conservare gli spazi per le piccole emittenti, le quali sostanzialmente hanno potuto restare in FM e ci sono rimaste, ma da quanto ci hanno detto vedono erosi i loro spazi, perché a mano che la gente si riabitua all'ascolto dei canali nazionali attraverso il DAB, perde anche la voglia di passare dalla banda DAB a quella FM, quindi restare principalmente solo su una di queste. E su questa banda digitale, il DAB, i costi per le piccole emittenti sono notevoli, quindi il passaggio non c'è stato. Ora proietta questa cosa in Italia, dove comunque l'emittenza locale propriamente detta, pur essendo ridottissima rispetto a anni fa, comunque ancora molto significativa, puoi immaginare quindi che tipo di cambiamenti potrebbe portare nel nostro panorama radiofonico. Il secondo punto è stato quello dell'informazione per gli italiani all'estero. Cosa chiedono gli italiani che l'informazione degli italiani all'estero, o la mancanza probabilmente di informazione per gli italiani all'estero, perché mi pare che ultimamente, a parte che non gli italiani che si trovano fuori dal nostro paese evidentemente possono accedere direttamente ai canali nazionali tramite internet, però non c'è una programmazione proprio specifica per loro come c'era un tempo, no? Esatto, ben inteso. Poi anche se parliamo di servizio pubblico, comunque servizi radiotelevisivi, c'è sempre il problema dei diritti, quindi quello che prima potevi ascoltare con l'onda media in buona parte d'Europa adesso diventa difficile. Diritti, se la RAI non intende... ha acquistato i diritti per l'estero. Appunto, si parla sempre comunque di diritti d'autore, che è un tema di cui c'è un fermento in tutto il mondo, perché si pensa, no, di riformare le leggi che riguardano il diritto d'autore, diritti d'autore. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Al di là di questo, credo, se non vado errato, vi siete collegati anche con una radio universitaria della Virginia, no? Dove anche là c'è una folta rappresentanza di italiani, se non erro, no? Beh, in realtà ci siamo collegati con Francesco Fiumara, che è stato l'autore di diversi programmi fino a pochi anni fa universitari, soprattutto negli Stati Uniti, e che adesso non ha ripreso la sua attività radiofonica, in programma di farlo compatibilmente con gli impegni lavorativi. Lui è un professore che al momento insegna spagnolo, se ricordo bene, e quindi con orari molto rigidi non può permettersi quella flessibilità che, lo sai bene anche tu, chi fa radio ha bisogno di avere. E però ci ha raccontato anche lui la sua esperienza come autore, ma anche come ascoltatore, e ci diceva, a suo modo di vedere, che il passaggio al digitale, allo streaming, o diciamo a comunicazione su IP, nel caso del podcast, a suo modo di vedere queste modalità hanno un effetto diverso sugli ascoltatori. Ci ha detto sostanzialmente due punti su cui mi piace richiamare la vostra riflessione. Il primo è che quando si parla di radio non c'è un IP che traccia quello che noi ascoltiamo o vediamo, quindi il completo anonimato della comunicazione via radio come salvaguardia della privacy, là dove non ci sono particolari problemi, ma se lo proiettiamo in quelle parti del mondo in cui la censura è ancora attiva e ben presente all'interno della vita di tutti, ecco, non avere un indirizzo IP che dice a qualcuno che cosa tu hai ascoltato può essere anche uno strumento di libertà. Il secondo punto invece è stato l'approccio degli ascoltatori, cioè
Ci diceva una cosa interessante. Lui ha notato che mentre prima magari qualcuno lo riconosceva dalla voce quando aveva il suo programma radio, non gli è capitato più una cosa del genere con il passaggio al digitale, quindi all'IP sostanzialmente, a internet. Questo faceva riflettere sul fatto che quando noi accendiamo la radio siamo in un certo senso più predisposti a un ascolto anche innovativo rispetto alle nostre abitudini, cioè se troviamo qualcosa che ci piace non ci tiriamo indietro, ma magari lo cerchiamo anche, qualcosa di nuovo. Invece su internet limitiamo le nostre fonti a quelle che di solito conosciamo già. E questa è una cosa molto importante, secondo me, perché nel panorama enorme dell'offerta di internet diventa difficile cercare. Devi sapere che cosa cercare e dove andarlo a cercare. Ecco Paolo, volendo un attimo sintetizzare il 16° forum Itar Radio, ho visto anche la locandina, no, sul tuo portale Itar Radio, diciamo, è stato qualche cosa in più di una conferenza via web, perché ci sono stati tanti partecipanti. Vogliamo giusto stringere per spiegare che cosa è stato, che cosa è significato questa sessione del forum. L'evento in presenza principale è stata la presentazione del libro di Lorenzo Berardi, Radio Cronache, e con l'autore abbiamo avuto anche alcuni interventi di alta qualità. Ecco, lasciami dire che senza nulla togliere ai forum precedenti, credo che questo sia stato uno degli incontri in cui abbiamo espresso tante cose, tutte puntuali, precise, quindi uno dei migliori contenuti che abbiamo offerto a chi è venuto a seguirci. E il libro di Lorenzo è, ecco, la ricordiamolo, è venuto a seguirci, ricordiamolo, nella sede, se non ho capito bene, del comune di Arena Po. Sì, nel comune di Arena Po, che ci ha ospitati ancora, e anzi ne approfitto per ringraziare per il patrocinio che ci è stato dato e anche l'aiuto soprattutto dell'assessore Pietra, che è stato veramente fondamentale per organizzare questo forum. Ti dicevo che il libro di Lorenzo Berardi è la storia delle emittenti di Oltrecortina che trasmettevano in italiano e che probabilmente molti di noi ancora ricordano, da Radio Mosca, Radio Tirana, Radio Praga e tutte le altre, fino a Radio Capodistria. E quindi ci ha permesso di capire l'importanza di studiare queste emittenti per comprendere meglio anche i tempi in cui viviamo. Quindi non è semplicemente un esercizio storico di raccolta di informazioni, tra parentesi anche arricchito da molte vicende personali, molta interazione con quelle storiche, quindi un libro che si presta a chiavi di lettura molto varie. Ci ha permesso appunto di approfondire l'evoluzione delle comunicazioni, poi nell'ambito delle nostre modeste possibilità di cercare di proiettarle nel presente, nel futuro immediato, per ricordare quanto è importante conservare un modo di comunicare così libero, efficace e immediato. Ecco Paolo, raccoglierete, come è stato fatto anche in passato in una pubblicazione, gli atti di questo convegno? Al momento è prematuro per dirlo, mi piacerebbe, però dipenderà molto da questioni più che altro personali, tipo quanto tempo libero avremo. Ecco, più che altro tempi. Sono disponibili i podcast di queste videoconferenze, che poi ci sono state delle videoconferenze, Paolo? Le sto ancora esaminando, devo ancora decidere se la qualità, purtroppo abbiamo avuto dei problemi di connessione qua e là, se la qualità è tale da poter... Questo poi si parla spesso di digitale, poi anche di passaggio al DAB, e poi abbiamo sempre questi vecchi problemi, purtroppo.
Ecco, senti, sì. Paolo, vogliamo giusto concludere questa nostra chiacchierata giusto per arricchire con un aneddoto che ho letto sul tuo portale, che lo trovo molto interessante. È l'emissione di un francobollo commemorativo del Museo delle Comunicazioni di Roma? Sì, è stato annunciato che il 6 ottobre prossimo sarà emesso un francobollo dedicato appunto al Museo Storico della Comunicazione di Roma. Per qualche strano motivo le Poste hanno deciso di non diffondere in anticipo i bozzetti dei francobolli, per cui non posso dirti esattamente quali aspetti delle comunicazioni saranno raffigurate in questo dentello, né quanto sarà il valore facciale, che può essere sempre cambiato anche all'ultimo momento. È comunque notevole il fatto che il 6 ottobre 1924 iniziarono le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana, quindi della Radio Italiana. In questo modo, indirettamente, forse si vuole celebrare anche questo mezzo di comunicazione. La cosa interessante è che nel 2000 le Poste emisero una serie di francobolli, di due francobolli, uno dei quali quello da 800 lire, perché all'epoca c'era ancora la doppia moneta, no? 800 lire pari a euro 0,41, ossia primo porto di una lettera per l'interno. Questo francobollo riprendeva le apparecchiature di Marconi e un profilo delle lettere del suo yacht più famoso. Quindi non dispero che anche in questo caso l'invenzione marconiana possa essere in qualche modo sottolineata da un nuovo francobollo. Allora, in collegamento telefonico da Arena Pro in provincia di Pavia, Paolo Morandotti del portale Dal Radio, con il quale abbiamo parlato principalmente del 16° forum Ital Radio. Grazie Paolo per essere stato in trasmissione, a risentirci. Grazie a te Dario, un saluto anche a tutti gli ascoltatori, a presto. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Laurea honoris causa electio magistralis alla Federico II di Napoli per Tim Cook Chey dell'Apple. Un onore, ha detto, sottolineando l'illustre storia dell'Ateneo napoletano con 800 anni di storia e che è stato anche il primo approdo in Europa per l'Apple. Da quando abbiamo avviato il programma, l'Academy ha insegnato a quasi 2000 studenti di 77 paesi diversi a costruire le proprie app e a dare vita alle loro idee. L'innovazione non è facile, ma lavoriamo con persone che sono pronte a sfidarsi sugli obiettivi più ambiziosi, ha aggiunto il manager di Cupertino. Non è mancato il riferimento di preoccupazione per la guerra in Ucraina, ma riaffermando che siamo in un periodo di grandi opportunità. Secondo nodo, quello della sostenibilità sui cambiamenti climatici, a cui spesso le nuove tecnologie hanno dato il loro apporto, un campo in cui la Apple vuole continuare a impegnarsi. Il manager ha quindi parlato dell'Academy Apple di Napoli, sottolineando che, nei 6 anni trascorsi dall'inizio del programma, l'Academy ha insegnato a quasi 2000 studenti le competenze necessarie per costruire le proprie app e dare vita alle proprie idee, sviluppato anche il tema della tutela della privacy. Cook si è poi incontrato con altri esponenti della cultura napoletana e con artisti che hanno ispirato le sue idee. Google ha annunciato una serie di novità per la sua ricerca web all'evento Search On 2022, con maggiore attenzione all'utilizzo via smartphone. Entro la fine dell'anno, i risultati mostreranno un numero maggiore di foto e video a dispetto dei link testuali. Alla ricerca di un luogo, ad esempio, si potrebbe vedere una piccola mappa che mostra la posizione, le indicazioni stradali per arrivarci, il meteo e brevi video. Informazioni che non vengono presentate come un elenco di collegamenti, ma quali schede colorate, intervallate da più contenuti multimediali e immagini. Google li definisce risultati visual first. In alcuni casi questi risultati evidenzieranno i contenuti di YouTube, Instagram e TikTok. L'idea è di aggregare in un solo posto un insieme di dati che consentano agli utenti di stimolare ulteriori approfondimenti e nuove ricerche. Le modifiche traggono ispirazione dal modo in cui i più giovani usano internet, preferendo contenuti facilmente accessibili e visivi, anche quando iniziano a fare domande. Poi ci saranno dei pulsanti che consentono di eseguire azioni rapide, come la traduzione di testo o l'individuazione di prodotti su e-commerce tramite la fotocamera e l'identificazione della musica. Novità in arrivo anche per Maps, con una esplorazione del mondo in maniera sempre più immersiva e soprattutto con tecniche 3D.
lo smart working potrebbe essere un passaggio intermedio verso una nuova era del lavoro caratterizzata dal metaverso, con diverse aziende già all'opera per applicare la tecnologia più immersiva a contesti professionali. Gli esperti di sicurezza, però, ammoniscono sui pericoli di un darkverse, cioè di un nuovo luogo di riferimento per lo svolgimento di attività criminali. Le tecnologie abilitanti il metaverso miglioreranno il lavoro a distanza nell'ottica di una maggiore immersività, riducendo gli spostamenti verso i luoghi di lavoro per ridurre l'impatto sull'ambiente e sulla salute dell'uomo. Ci sono già casi concreti come l'uso a livello industriale di Microsoft HoloLens o di Google Glass Enterprise. Di certo servirà formare persone specializzate anche nella comprensione dei rischi connessi al cybercrime. Gli esperti di sicurezza di Trend Micro parlano di Darkverse, il lato oscuro del metaverso, un nuovo luogo di riferimento per attività criminali. Questi ultimi potrebbero cercare di compromettere gli spazi gestiti dagli operatori di infrastrutture critiche con l'obiettivo di compiere sabotaggi o estorsioni di sistemi industriali. Meta, già Facebook, si prepara al primo taglio di personale della sua storia, mettendo fine di fatto a quasi un ventennio di crescita ininterrotta. Dopo le recenti indiscrezioni, Mark Zuckerberg ha confermato ai propri dipendenti che la società congelerà le assunzioni e ridurrà i budget per molti team della società, mossa che porterà a licenziamenti nei settori più deboli. Nessun numero preciso, ma una decina di giorni fa i media USA avevano preannunciato che l'obiettivo di Zuckerberg è ridurre i costi di almeno il 10% nei prossimi mesi. In risposta alla crescita stagnante e all'intensa concorrenza e mentre ormai punta tutto sul metaverso, e dopo le perdite iniziali seguite alla notizia, Meta ha comunque recuperato a Wall Street viaggiando oltre il 2%. Già in maggio il fondatore e chief executive di Meta aveva congelato le assunzioni di ingegneri e ricercatori. In luglio invece aveva avvisato di un periodo intenso di 18-24 mesi e chiesto ai manager di identificare i lavoratori a basso rendimento. Una politica più conservativa è quella che si propone l'azienda e in effetti a febbraio Zuckerberg ha annunciato la sua prima perdita trimestrale di utenti attivi giornalieri. Tre i motivi della frenata. Il primo è l'aggiornamento delle norme sulla privacy apportato da Apple, che ha reso più difficile per le aziende tecnologiche tracciare gli utenti tra le varie app, incidendo sulle vendite pubblicitarie di Meta. Il secondo è la crescente concorrenza, specialmente di TikTok, che sta attirando gli inserzionisti. Poi i grossi investimenti nel metaverso, che stanno trascinando verso il basso i profitti operativi. Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.